Museo Nazionale. 100 opere d'arte della storia d'Italia. Buongiorno agli ascoltatori. Quest'oggi parte un nuovo programma, Museo Nazionale. 100 opere d'arte della storia d'Italia. Un programma che andrà in onda per 100 puntate il sabato e la domenica dalle ore 13 alle ore 13.45. Io sono Luca Scarlini, conduco nelle vesti di un direttore di questo museo che vuole in qualche modo supplire alla situazione italiana, che è celebre al mondo come tesoro straordinario di opere d'arte, ma che deriva in primo luogo da una situazione policentrica in cui tanti poteri hanno creato tesori di opere d'arte di ogni tipo riferiti a luoghi piccoli e grandi su tutto il territorio nazionale. Perciò, non avendo l'Italia un museo nazionale come altri paesi, ma avendo un museo nazionale diffuso, insomma, che si trova per ogni dove, la radio racconterà con 100 storici dell'arte un momento di visione di un possibile museo nazionale attingendo soltanto alle collezioni pubbliche italiane. E sarà un'occasione per sentire racconti da parte di storici dell'arte illustri su opere note come su altre più forse frequentate dagli specialisti. Il museo crescerà ogni weekend, aggiungendo sempre nuove opere fino ad arrivare al numero di 100. E sarà sempre possibile seguirne le vicende sul sito museoradio3.rai.it, dove oltre alle opere presentate e la storia dei luoghi da cui provengono, ci saranno anche altre informazioni, bibliografie, riferimenti, possibilità di approfondimento digitale, in modo da poter dare agli ascoltatori un quadro il più ampio possibile di riferimenti intorno alle opere che raccontiamo. Opere che vengono dal sud, dal nord e dal centro, legate a vicende piane e tranquille o a vicende agitate e travagliate, segnate dalla guerra o create nel bel mezzo della pace. Insomma, opere che hanno delle storie da raccontare, di cui Museo Nazionale 100 opere d'arte nella storia d'Italia vi racconterà le storie, andando fino in fondo a ogni possibile suggestione e evocazione che esse possano produrre e suggerire. Museo Nazionale di Radio 3 si inaugura con un'opera eccezionale. Il capolavoro di Giovanni Bellini, Il Battesimo di Cristo, realizzato intorno al 1500-1502, che ci porta il professor Giovanni Villa, professore aggregato di Storia dell'Arte Moderna, Museologia e Critica d'Arte a Bergamo, curatore di importantissime mostre e studioso dell'arte veneta, di cui ricordiamo tra l'altro le retrospettive importantissime su Bellini, Antonello da Messina, Le Scuderie del Quirinale e quella su Cima da Conegliano a Conegliano. E è un'opera enorme, anche perché è contornata da uno straordinario circolo lapideo con colonne, lesene, pilastri, opera degli artisti Tommaso da Lugano e Bernardino da Como con apporti di Rocco da Vicenza. Ed è un'opera talmente enorme che gli assistenti hanno faticato tutta la mattina a capire in primo luogo da che parte andavano viste le scatole, se l'alto fosse il basso o viceversa. Ed è un'opera che quando verrà montata tutta per intero dovrà forse anche suscitare qualche adattamento della parte superiore della nostra sala, anche perché è talmente alta e talmente piena di simboli che per poterla apprezzare ci vuole anche una certa prospettiva. Il professor Villa, grande esperto della storia dell'arte veneta nel Rinascimento, racconterà come quest'opera sia il punto di partenza di molte vicende venete seguenti e come, di fatto, in questa rappresentazione che sta nell'altare Garzadori della chiesa di Santa Corona si dia anche un'immagine della vicenda dei musei italiani. Perché a tutti gli effetti la chiesa straordinaria, dove si trova anche una cappella progettata da Palladio, è all'interno di un museo di scienze naturali che ha una serie di memorie naturalistiche assai curiose di vario tipo
e che ha avuto una storia assai complicata perché ebbe danneggiamenti enormi nel 1945 per bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. Accade nei musei italiani, accade ad esempio anche nei musei civici di Brescia, che una chiesa, anche di straordinario valore architettonico e con opere importantissime, sia inglobata nel percorso di un museo. Accade perché nel 1870 lo Stato italiano unitario volle avocare alla chiesa buona parte delle proprie forme principali di possedimento immobiliare, conventi e quant'altro, e per questo è una sorpresa entrare da una collezione di animali in formalina e di lepidotteri e improvvisamente trovarsi di fronte a uno dei luoghi fondamentali del Rinascimento italiano. Giovanni Bellini, Battesimo di Cristo, 1501-1502, tempera e olio su tavola, 410 cm per 265, Vicenza, Chiesa di Santa Corona. L'opera che ho pensato di portarvi è un'opera assolutamente singolare per tanti aspetti, perché è un'opera che si trova in una situazione ancora oggi museale, ma ancora oggi la situazione originaria di committenza, cioè il Tempio di Santa Corona a Vicenza. Il Tempio di Santa Corona a Vicenza è uno di quei luoghi eccezionali dell'Italia ancora oggi, perché è un tempio nato nel 200 grazie a Bartolomeo da Berganzi, vescovo di Vicenza tra il 1259 e il 1270, che a Parigi aveva ricevuto in dono da re Luigi IX una delle spine della corona di Cristo. Intorno a quest'opera viene creato uno straordinario tempio grazie all'aiuto dei domenicani e con l'azione dell'ordine di cui Bartolomeo da Berganzi faceva parte, sarà il nucleo fondante della storia di Vicenza. Una storia che arriva fino alle soglie dell'Ottocento. Nell'Ottocento, con le soppressioni napoleoniche, il tempio entrerà a far parte del demanio civico, del demanio pubblico. Nei chiostri verrà nel Novecento allestito il Museo Naturalistico Archeologico e tutti i beni mobili all'interno della chiesa entreranno a far parte dei musei civici. E questa è una delle tante storie che troviamo nella nostra Italia, cioè uno di quei modelli su cui sono nati i nostri musei. La fortuna di Santa Corona è che i musei civici hanno lasciato sugli altari originari le opere, e tra queste opere anche un pezzo assolutamente straordinario, stupefacente, una di quelle opere che hanno creato l'immagine del grande Rinascimento italiano prima ed europeo poi, perché sulla quinta cappella di sinistra si trova quella pala d'altare nella sua cornice lapidea, che è quanto oggi voglio portare qui a Radio 3, perché è una di quelle opere che da sola ci racconta in fondo un grande pezzo, un grande brano dell'Italia, non solo del Cinquecento, ma per certi aspetti anche odierno. Quest'opera che ammanta della sua bellezza il quinto altare di Santa Corona è il Battesimo di Cristo di Giovanni Bellini, una di quelle opere che hanno fatto la storia dell'arte d'ogni tempo, perché questo complesso che possiamo ammirare appunto a qualche metro di distanza ponendoci al centro della navata è qualcosa che cogliamo nella sua integrità solo vedendo la pala d'altare e la sua ancogna lapidea, perché tutto è sviluppato su di una direttrice verticale, questi 14 metri di altezza che iniziano su in alto con la statua del Cristo risorto a coronamento, scendiamo sulla verticale e troviamo una Madonna allattante il bambino, tre cherubini a bassorilievo e finalmente entriamo nell'opera
di Giovanni Bellini, un'opera in cui la prima figura che ci accoglie è un Dio Padre circondato da cherubini, al di sotto lo Spirito Santo e poi la mano con il bacile del Battista e infine, in ieratica frontalità, un Cristo il cui sguardo magneticamente fissa il nostro all'interno di un'icona ancora fedele alla tradizione. Sulla sinistra c'è una macchia di colore, sulla ribalta c'è l'accesa vibrazione cromatica di tre figure femminili, sono la personificazione di fede, speranza e carità, le tre virtù teologali affardellate della tunica rossa e del manto blu di Cristo, che compongono la scena insieme a un paesaggio immanente bilanciate dalla parte opposta dal Battista. Ebbene, questo paesaggio, memoria dell'ampia valle del Giordano, è qualcosa che ha rivoluzionato la storia dell'arte, perché per la prima volta in questo battesimo di Cristo e Giovanni Bellini vediamo che tutto è fuso dalla luce atmosferica. Abbiamo una prospettiva cromatica segnata dalla linea aranciata che separa l'ambito divino di Dio battezzante da quello del figlio battezzato attraverso il Battista. E poi questo straordinario altare lapideo, un altare lapideo che ci racconta la storia di chi ha commissionato a Giovanni Bellini quest'opera, perché quest'opera si trova a Vicenza, Vicenza che nel secondo 400 era una delle capitali del mondo loro conosciuto per la produzione tessile, una produzione tessile che faceva capo alla corporazione dei Lanaioli, che scriveva quasi 7000 anime in una città, non uno dei grandi centri dell'Italia di allora. C'erano i cimatores, i lizzari, i texari, i tintores e i garzatores. I garzatores erano gli addetti alla cardatura della lana. Tra di essi spiccava un personaggio, era Battista Graziani, detto Garzadori, dall'attività da cui provenivano le rendite di famiglia. Questo Battista Garzadori era un uomo di una certa cultura, era un poeta dilettante, era un sodale di Gian Giorgio Trissino e dal 1480 conte palatino per volere di Federico III, di cui era già stato ministro di Stato e della guerra, seguendo quella vocazione filoimperiale che sempre ha distinto l'aristocrazia vicentina. Battista Garzadori fa un pellegrinaggio in Terra Santa e quando giunge sul Giordano, quel Giordano che vede il battesimo di Cristo da parte del Battista, Garzadori fa un voto di offrire un sacello dedicato al suo santo eponimo se fosse tornato salvo in patria. Il 26 novembre del 1500 chiede al priore del Tempio di Santa Corona, Agostino da Mantova, di concedergli lo spazio per erigere quest'altare, e per erigere quest'altare destina al tutto 16 staglie di frumento, 10 lire e 6 soldi, cui poi aggiungerà 300 aureos d'oro destinati al convento per realizzare il tutto. E il tutto è una straordinaria macchina scenica, quella macchina scenica che abbiamo descritto con la pala di Giovanni Bellini e soprattutto una stupenda e stupefacente cornice lapidea, tutti stretti in indissolubile lettura. Oggi siamo abituati nei nostri musei a vedere le pale d'altare assolutamente decontestualizzate, quindi vediamo una pala senza la sua cornice, senza il rapporto che la costringeva, ma che soprattutto la raccontava all'interno della chiesa. Ebbene, in questo caso, in questo nostro museo di Santa Corona, abbiamo la possibilità di vedere la cornice lapidea e la sua parte pittorica e ci rendiamo conto che non potrebbero vivere l'una senza l'altra, perché i capitelli della cornice segnano
il momento dello stacco tra il mondo ultraterreno di Dio e quello terreno dove si svolge il battesimo, ma soprattutto la cornice ci racconta il viaggio, un viaggio da cui non era assolutamente banale ritornare, cioè tornare dalla Terra Santa nel 1500 era un'esperienza certo epica, e Garzadori torna verso casa raccogliendo tutto quello che trova a livello di marmi policromi, quei marmi policromi che oggi sedimentano l'altare impreziosendolo insieme a un'inusitata profusione di lapislazzuli e dorature a sottolineare i pilastri, i pilastrini, i fusti delle colonne, poi porfidi, serpentina, marmi provenienti dalla Palestina, dalla Grecia, da tutti i territori interessati del viaggio, e una parte lapidea che ci mostra la vittoria della cristianità su quel paganesimo rappresentato da tritoni, sirene, nereidi, centauri, unicorni, bucrani, festoni di fiori, di frutta e ricche cornucopie, a farci pensare come tutto venga superato dal Cristo che fa rinascere un nuovo mondo. Di quest'opera Roberto Longhi, grande storico dell'arte italiano, raccontava come il suo colore avesse una densità di un respiro che viene dal profondo, e Marco Boschini nella Carta Navigar Pittoresco, che nel 1660 è quel racconto straordinario della pittura veneziana dei secoli precedenti, ci racconta come Zambellin sepolì la primavera del mondo tutto in atto di pittura, perché da lui deriva ogni verdura e senza lui l'arte un inverno gira. Il viaggio in Terra Santa è un'esperienza che segnava la vita di chi lo compiva per sempre. E non per caso, quando si tornava in Italia, si dedicavano cappelle, altari e quant'altro. La vicenda di Garzadori, di cui racconta benissimo Giovanni Villa, è una vicenda che sta all'interno di una chiesa che è una rappresentazione molto chiara anche dei fatti politici di Vicenza, anche perché nasce, come si è raccontato da parte di Giovanni Villa, in un momento in cui la città ha un potere politico, e poi lentamente la città entra nell'egida di Venezia. E dentro c'è soprattutto una presenza delle grandi illustre famiglie vicentine che creano e fanno creare opere d'arte di ogni tipo. La famiglia Garzadori fu legata in vario modo anche alla memoria palladiana, e uno dei discendenti di Garzadori pensò anche di poter avere una villa subito fuori Vicenza disegnata dal grandissimo architetto, ma ne rimane soltanto un disegno preparatorio. A tutti gli effetti, Palladio, nella città che non aveva più indipendenza politica, creava una straordinaria memoria artistica in cui tutte le famiglie si identificavano. Quella stessa che il suo allievo Scamozzi seppe in modo straordinario sintetizzare in quel modello unico di teatro che è di per sé una visione del mondo, che è il Teatro Olimpico. Tutto questo a Vicenza si elabora, e gli altari che stanno all'interno della chiesa di Santa Corona hanno ognuno un'opera importante legata alle famiglie importanti vicentine che li hanno commissionati. E nella visita spicca ad esempio, a fianco dell'altare Garzadori, l'altare Pagello o di Santa Maria Maddalena, in cui c'è una pala importante di Bartolomeo Montagna, e c'è poi la Cappella Valmarana, che è una straordinaria invenzione di Palladio che crea un grandissimo effetto in uno spazio assai piccolo, e di cappella in cappella, di altare in altare, si ripercorre la storia di un luogo che era centro di traffici e commerci e in cui le famiglie principali volevano chiaramente lasciare memoria di sé. L'illustre poeta vicentino Ferdinando Bandini ha scritto una monografia sulla chiesa di Santa Corona, definendola, anche per le vicende di pellegrinaggi a cui essa è legata, la chiesa venuta da Gerusalemme. E c'è un'idea, appunto, che è fortissima in queste rappresentazioni, di un legame con un mondo spirituale assai ricco che è motore primo delle dinamiche di un mondo. Spiritualità,
commercio stanno insieme. I viaggi sono allo stesso tempo per acquisire materiali preziosi e per andare verso la Terra Santa. E dentro la Chiesa, al ritorno, gli entrambi gli elementi saranno poi chiaramente rappresentati. Il battesimo di Cristo e Santa Corona è un dipinto intessuto di narrazioni e che si apre ai più ampi racconti. Basta analizzarlo in ogni singolo dettaglio. Ad esempio, ai piedi del Battista si trova, nel suo piumaggio rosso e verde, un Lorius Lori, cioè un pappagallo originario della Nuova Guinea, Papua, diffuso su tutte le coste della grande isola polinesiana, una specie assai comune, molto ricercata per questa sua peculiarità del contrasto tra le ali verdi sul corpo rosso, arrivata anche in Australia, attraverso l'Australia, giunta in Mediterraneo per le vie della seta. Non dobbiamo dimenticarci che Vicenza è il luogo dei tessuti ed è una città strettamente sotto il controllo e il dialogo con Venezia. E Venezia, allora siamo nel 1500, è il porto, il luogo che riassume e condensa in sé tutta la storia d'Europa. È la città più cosmopolita, più aperta che vi sia al mondo. Le sue galere, attraverso le rotte delle mude, arrivano verso Londra, verso le Fiandre, verso Bruges da un lato, dall'altro lato toccano il Mediterraneo e soprattutto riescono a raccogliere tutto quanto arriva allora dal mondo conosciuto. Tra essi arrivava anche un pappagallo, probabilmente portato in questo caso da Graziani, quindi dal committente di Giovanni Bellini di questo battesimo nel momento in cui torna a casa. Perché un pappagallo sotto al Battista? Perché, come sappiamo fin dall'antichità classica, è l'uccello cui spetta la facoltà di pronunciare la parola ave all'indirizzo del potente di turno, specialmente se un imperatore. Da qui l'ave a Cristo, che è il vero e unico re, il Cristo Salvatore, e l'ave a sua madre, dopo che ella stessa ne aveva ricevuto anticipatamente il saluto all'atto dell'annuncio dell'incarnazione e della futura redenzione. Ma è anche un pappagallo e quindi legato all'eloquenza del Battista, che è il grande predicatore e il precursore. Nello stesso tempo dobbiamo pensare che tutto questo si trova in un battesimo, quel battesimo che ci segna il primo sacramento, la cui grazia cancella la colpa originale di Adamo ed Eva, Cristo quindi interpretato come il nuovo Adamo, purissimo tra tutti gli uomini, la Madre Immacolata e la nuova Eva, genitrice dell'uomo redentore, e soprattutto, pensate, Eva, il cui palindromo è proprio quell'ave che viene pronunciato dal pappagallo. Quindi un piccolo dettaglio che ci illumina sul senso stesso dell'opera. Nello stesso senso, se osserviamo sulla sinistra queste tre figure angeliche in veste teologali che reggono le vesti di Cristo, capiamo anche come la poesia pittorica di Giovanni Bellini sia divenuta qualcosa di assolutamente nuovo e prorompente. Basta vedere il perizoma di Cristo, quel perizoma che lo avvolge, che dovrebbe essere candido, bianco, come l'ha lasciato scendendo dalla croce, e invece nel battesimo di Santa Corona diventa un perizoma striato di colori violaci e bluastri, che sono il riflesso delle vesti rosse e blu sulle acque del Giordano. E se lo osserviamo nel dettaglio, vediamo come questo perizoma sia fatto con delle pennellate lunghe, sottili, quasi dense, carnose, e la nascita di quella pittura a corpo che diventerà fondamentale per tutta la ricerca storico-artistica successiva. E di nuovo, se osserviamo poi il volto di Cristo, quello che sorprende è la capacità sublime, quasi magnetica, di creare un'immagine di un Cristo ritto, frontale, le braccia portate al petto,
chi ci osserva e ci inchioda nella navata centrale di fronte quasi alla domanda che ci si pone davanti al mistero. Il battesimo di Cristo e Santa Corona ci mostra anche al di sotto della sua pellicola pittorica molte storie, perché Giovanni Bellini, per eseguire quest'opera, aveva sull'imprimitura bianca, con un pennello intriso nell'inchiostro, schizzato rapidamente l'opera, dei segni rapidi a segnare i punti di piega, a segnare le zone d'ombra, pochi tratti per raccontarci l'incannulato di un viso o il contorno di una figura. E poi c'è un dettaglio quasi commovente per farci capire come l'anziano maestro Giovanni Bellini aveva ormai intorno ai 65 anni quando esegue questo dipinto, sia ancora il più grande di tutti, come ce lo descrive Albrecht Dürer una volta arrivato a Venezia. Perché Giovanni Bellini in un primo momento esegue il panneggio blu retto dall'angelo inginocchiato che va a lambire l'altare. Una volta messa in opera la pala sull'altare stesso, si rende conto che questa fascia blu tocca l'altare visivamente e quindi interrompe il senso del paesaggio. Allora rapidamente, con pochi schizzi di colore, crea un masso che pone sopra il panneggio già realizzato, così da non interrompere il fluire della narrazione paesaggistica. È un paesaggio, quello di Giovanni Bellini, capace di rivoluzionare il senso stesso della natura, cioè un paesaggio che per la prima volta nella storia dell'arte si integra perfettamente l'uomo all'interno di esso attraverso una luce nuova, una luce che non è più la luce dorata dei miracoli, ma la luce atmosferica di un cielo d'alba. Nello stesso tempo è la straordinaria risposta che Giovanni Bellini dà a quel meraviglioso battesimo di Cristo che tra il 1492 e il 1494 Giovan Battista Cima da Conegliano aveva eseguito per l'altare maggiore della chiesa di San Giovanni in Bracora a Venezia. Era un battesimo all'inizio degli anni 90 sconvolgente, quello di Cima da Conegliano, perché in una limpidezza di luce adamantina e una veduta di profondità e liricità assolute aveva collocato figure dal canone ideale delle copie pittoriche degli esiti scultorei del grande Tullio Lombardo. E un battesimo di Cristo commissionato a Cima perché sono gli anni 90 in cui Giovanni Bellini, il più grande pittore di Venezia, si era dedicato totalmente alla committenza profana, eseguendo i telluri perduti e narrativi per la Sala del Maggior Consiglio e Palazzo Ducale. Gli anni 90 avranno poi polarizzato i generi a Venezia, Carpaccio, cicli narrativi, a Cima la pittura devozionale, di cui diventerà maestro indiscusso con questa sua cristallina chiarezza comunicativa, e all'aprirsi del Cinquecento, quando Giovanni avrà di nuovo una commissione sacra, avendo ormai compiuto e esaurito il suo impegno per Palazzo Ducale, Bellini avrà il modo di ribadire il proprio ruolo di maestro assoluto nell'Italia da allora, aggiornando la forma della pala d'altare affidata nel Tempio di Santa Colonna alla silenziosa gravità dei personaggi, a un loro calibrato disporsi nello spazio di tale prestigio e altezza qualitativa da farlo riconoscere e seguire in tutta la penisola.
battesimo di Cristo e Santa Corona è l'ultima tappa della carriera di Giovanni e una risposta diretta a cima, perché quella di Giovanni Bellini è un'opera che segna un nuovo accordo tra l'umanità divina e la natura tramite delle figure calate in un intenso dialogo con la realtà in un paesaggio atmosferico. È una vera e propria riforma visiva. Da questo battesimo di Cristo nasceranno Giorgione, Sebastiano del Piombo e soprattutto Tiziano, cioè colui che avrà la capacità di far diventare linguaggio europeo, linguaggio internazionale, il modello assoluto di Giovanni Bellini. Ed è straordinario che questo dialogo cominci proprio dal confronto tra un anziano maestro e un giovane come Cima, e quindi dal dialogo tra due capolavori assoluti anche nel loro rapportarsi con le loro cornici lapide. Sono dei modelli che germineranno appunto a livello assoluto, a livello italiano, e ci danno il senso di quello che è stato l'apporto della pittura veneziana nel Rinascimento europeo. Cioè, quando parliamo di Rinascimento, tendenzialmente siamo portati a pensare a Firenze, a Roma, alla stagione dei Masaccio, dei Brunelleschi, di Donatello, ma non ci rendiamo conto che senza Venezia, senza l'apporto non solo del colore, ma anche dell'atmosfera, del paesaggio, del senso d'umanità e di sacro veneziano, non avremmo la pittura moderna. Ed è quello che avviene con Giovanni Bellini tra il 1460 e il 1515, letteralmente a sconvolgere e rivoluzionare la pittura. Portare il battesimo di Cristo e la sua meravigliosa cornice lapidea a Via Asiago è per certi aspetti una provocazione, ma vuole anche andare alle radici di quella che è la storia dei nostri musei civici, perché il battesimo di Cristo si trova ancora oggi nel Tempio di Santa Corona,
pur essendo parte integrante dei Musei Civici di Vicenza. Parte integrante perché, come tanti luoghi, con le soppressioni napoleoniche è stato demanializzato, ma Vicenza ha avuto la sensibilità di mantenere all'interno del Tempio le opere in dialogo con i loro altari e musealizzare questo luogo che è ancora oggi aperto al culto pur essendo spazio museale. E quindi in fondo portarvelo vuole anche sottolineare quella che è la grande storia d'Italia, ma soprattutto la fortuna del nostro paese, cioè questo patrimonio diffuso che diventa un patrimonio di tutela, un patrimonio che diviene anche qualcosa che continua a parlare paradossalmente nel caso del battesimo di Cristo a ogni fedele. Quando venne portato il battesimo in mostra alle Scuderie del Quirinale a Roma, nella mostra di Giovanni Bellini, si vedeva un'opera senza la sua cornice e si aveva netta e compiuta la percezione di cosa avrebbe voluto vederla in quella che è la sede oggi dei Musei Civici di Vicenza, cioè lo straordinario Palazzo Chiricati, l'ultimo grande monumento di Andrea Palladio. La fortuna invece di avere una sede espositiva che è ancora oggi una chiesa vissuta come tale ci consente di capire appieno e fino in fondo qual è la forza di queste opere e il motivo per le quali furono create. In più, ahimè, di Santa Corona si è perso uno dei chiostri nei bombardamenti del 1944, ma nell'altro chiostro, il chiostro grande sopravvissuto, si trova quel museo archeologico in cui ci sono tutte le testimonianze antiche romane della città, in una città, Vicenza, che è un vero e proprio museo diffuso, perché oggi noi usciamo da Santa Corona e dopo 50 metri abbiamo Palazzo Chiricati, quindi la sede della Pinacoteca, con dirimpetto il Teatro Olimpico, attraversiamo Corso Palladio e siamo di fronte alla Basilica Palladiana, lo riattraversiamo, facciamo qualche centinaio di metri, siamo nella Basilica di San Lorenzo, cioè una città che attraverso i suoi monumenti palladiani, attraverso questa fortuna, se vogliamo, di aver demanializzato le sue chiese, si presenta come un museo integrando in modo molto compiuto quella che è la conservatoria e la tutela fatta da un museo civico con tutto il bene di aver continuato a essere luoghi officiati e quindi poter ancora percepire il vero significato per cui queste opere sono state create e quindi poter cogliere lo sguardo del Cristo del battesimo ponendosi in mezzo a una navata di fronte a un altare e avere il significato profondo di quello che Giovanni Bellini ha voluto raffigurare con questa immagine. Quindi il Museo Nazionale quest'oggi ha ospitato e tiene come prima presenza nelle nostre sale lo straordinario Battesimo di Cristo di Giovanni Bellini con la decorazione lapidea che sta intorno, che il professor Giovanni Ville ci ha portato con grande fatica sua e nostra dalla chiesa di Santa Corona di Vicenza all'interno dei musei naturalistici della città. E nel nostro museo si osano anche accostamenti che in una mostra normale sarebbero assai censurati, per cui domani giungerà un'opera di tutt'altro tipo che è lo Stornello Toscano di Silvestro Lega, capolavoro macchiaiolo che proverrà dalla Galleria d'Arte Moderna di Firenze a Palazzo Pitti, di cui parlerà il professor Carlo Sisi. Opere che sono assai lontane, ma tutte insieme danno il ritratto d'Italia che il Museo Nazionale vuole offrire. Museo Nazionale, 100 opere d'arte della storia d'Italia, vuole raccontare, come il sito museoradio3.rai.it permette di ricostruire giorno per giorno, un'immagine dell'Italia fatta tanto di affinità quanto di separazioni. Un saluto da Luca Scarlini, da Museo Nazionale, 100 opere d'arte della storia d'Italia, di Radio 3.
Museo Nazionale, a cura di Monica Donofrio e Cettina Flaccavento. Regia di Valerio Giannetti. Musiche scelte da Valerio Corzani. Per scaricare e riascoltare questa puntata, museoradio3.rai.it.